generare dei documenti che io ritengo belli, oppure per generare il report e queste cose. Quello che cosa possiamo fare con l'altro è che quello che puoi fare con Word, con altri tool, quindi scrivere tesi, libri, ricerche, articoli di giornale, eccetera. E, diciamo, quello per cui è nato LaTeX è proprio per aiutare soprattutto di fare comunque lavori di scrittura tesi in ambito di ricerca, è molto utilizzato perché è estremamente comodo utilizzare. Anche per il blog? Anche per scrivere blog? No, LaTeX è per documenti, proprio. Ci scrivi documenti che vengono generati in PDF, come ATBS, ma dopo vi faccio anche vedere un esempio, lo apro subito. Questo è un esempio di un documento scritto con LaTeX, adesso lo faccio vedere velocemente, parte 1, capitoli 1, eccetera, e questo, e adesso ve lo spiegherò mano a mano come ho ottenuto questo documento. E quindi tutti potremmo pensare quindi come Word, allora assolutamente no, è una cosa sbagliatissima, perché in realtà non è come Word, anche se effettivamente facciamo delle cose molto simili, perché anche con Word ci si scrive documenti, ma c'è una differenza sostanziale, mentre che Word è un loro processo, quindi noi ci elaboriamo dei testi, ci scriviamo, disegniamo il testo, modifichiamo il formato di un carattere piuttosto che un altro. Questo viene definito un software di preparazione dei documenti per il linguaggio di tipografia. Io in realtà è una cosa che nemmeno io mi sono mai convinto cosa significa, ma cioè quello che ci aiuta è preoccuparci del contenuto piuttosto che del contenente, cioè del formato del documento, eccetera. Questo in realtà alla fine è qual è il problema che ci porta? Che dovremmo imparare qualcosina, un po' di un linguaggio, diciamo che non è di programmazione, perché in realtà non dobbiamo imparare un linguaggio, che però vedremo che è molto semplificato e effettivamente ci fa concentrare su quello che stiamo scrivendo, perché non dobbiamo metterci a col mouse il grassetto piuttosto che quello, eccetera. E quindi di che cosa si occupa effettivamente LaTeX? Di tutto ciò che non riguarda il contenuto, quindi ci gestisce i margini, l'intestazione, gli indici, le copertine, i titoli, i capitoli, la bibliografia, qualsiasi cosa, che anche le formule, anche il disegno di una formula, ma non so se di voi di qualcuno ma documento una formula in un documento Word è difficilissimo, perché ti devi preoccupare di inserire l'oggetto formula, magari se non la riesci a mettere perché nella vecchia versione neanche c'era il supporto alle formule, era difficilissimo. Invece lui ha degli strumenti che una volta imparata la sintassi ti permettono di creare anche delle belle formule, ed è quindi la differenza tra LaTeX e un word processor. In word processor, come word or pattern, sono what you see is what you get, questa è la sigla, mentre LaTeX e altri pochi simili, forse tech eccetera, è what you see is what you mean. La differenza qual è? Quello che vi stavo dicendo fino adesso, cioè che LaTeX, che Word, like LibreOffice Writer, qualsiasi cosa, noi scriviamo il documento, ma nello stesso tempo dobbiamo occuparci di gestire gli indici, le categorizzazioni, gli stili, i margini, i paragrafi. Di questo qui noi ce ne dimentichiamo. In LaTeX noi ci dimentichiamo di tutte queste cose e facciamo direttamente quello di cui ci dobbiamo occupare, cioè il punto del documento. Io sto scrivendo un libro e devo, non posso ogni capitolo andare a scrivere copia, incolla, eccetera. Sarà molto più semplice lavorare con LaTeX. Una piccola curiosità, che non c'è per niente con LaTeX, i numeri di versioni tendono al numero di nepero, giusto per curiosità. Nei requisiti, ovviamente, il pacchetto LaTeX installato c'è anche per Windows, anche se diciamo nasce e cresce nell'ambiente della ricerca, quindi è diventato Linux, ma si può usare anche Windows. E se voi siete già utenti Linux, un buon editor che vi aiuta molto, soprattutto perché già contiene tutti diciamo, i comandi preimpostati, si chiama Kyle, è uno strumento comodissimo per poter creare documenti LaTeX, che infatti il documento di esempio l'ho creato con Kyle. Quindi la domanda che forse non si dovrebbe fare è: quindi dobbiamo scrivere del codice? La risposta purtroppo è sì, ma anche no, nel senso che non dobbiamo scrivere codici di formazione, non dobbiamo scrivere codici HTML, perché l'ha fatto sa che può essere anche un po' tedioso. Quindi diciamo, dobbiamo marcare alcune parti che vogliamo essere modificate, che vogliamo inserire nell'indice, che vogliamo usare come titolo. Quindi sì, dobbiamo imparare un minimo di codice, ma
il risultato finale secondo me vale la pena per quello che dobbiamo fare, perché una volta imparato, quindi ci dedichiamo una giornata per imparare l'ATEX, se noi scriviamo comunque documenti, report, operazioni, ne vale la pena, perché vengono, si presentano bene. Quindi cominciamo a vedere che cosa fa questo LaTeX e come funziona. Diciamo, questo sarà una serie di slide che vi presenterò tutti i comandi base, in modo che uno, una volta che ha capito questi comandi, già può fare un suo documentino. Io ci ho fatto la mia tesi di laurea in LaTeX, tutte le relazioni che faccio sia all'università, ma precedentemente all'università al lavoro, come fate con LaTeX, quindi lo faccio sempre usando questo strumento. Anche se nel finale mi hanno sempre detto che si legge LaTeX, ecco perché lo chiamo così, quindi non so se sto sbagliando. Quindi possiamo scriverci questo tipo di documenti. Presentazioni, c'è un pacchetto aggiuntivo, non l'ho mai usato e non lo conosco. Quindi però relazioni, articoli, libri, report, queste cose si costruiscono tranquillamente e facilmente utilizzando LaTeX. Uno dei libri che ho all'università, la professoressa che ci aveva dato da comprare, la professoressa la stava scritto in LaTeX, che si vedeva, perché ha il suo stile comunque. Il documento che struttura? È strutturato in due parti, una intestazione e un contenuto. L'intestazione ci andiamo a mettere nome, autore e le informazioni, diciamo, di configurazione del documento, cioè che documento vogliamo che sia, un report, una relazione, un libro, e i pacchetti che dobbiamo utilizzare, perché poi sono una serie di pacchetti, per esempio, soprattutto per la gestione dell'internazionalizzazione, della grafica e di queste cose, sono dei pacchetti specifici. Il titolo, l'autore, la data, tutte queste cose le mettiamo nella parte di intestazione. Mentre nella parte contenuti che cosa inseriamo? Tutte le parti aggiuntive che vogliamo nel nostro documento, copertina, indice, perché fare per esempio l'indice in LaTeX è una riga semplicissima, e senza doverci occupare di andare a marcare niente come da inserire nell'indice, però poco vedete come. E i contenuti, appunto, che noi andremo a suddividere nei nostri capitoli, o sezioni, o sottosezioni, o sottosottosezioni, perché anche questo fa LaTeX. Il comando normalmente, sì, si vedeva, non mi sembra che sia la slide, hanno un formato abbastanza semplice. Se noi il testo ovviamente è inserito come testo puro, quindi possiamo avere un qualsiasi editor di testo. Tutti i comandi che andremo a inserire di LaTeX hanno questo formato: slash, command name, opzioni e l'input da dare al comando, che in questo caso dovrebbe essere il testo che vogliamo rendere in cassetto, piuttosto che una formula, piuttosto che un fatto di un'immagine. E quindi queste opzioni ovviamente disponibili variano da comando a comando. E questo è il nostro primo documento LaTeX, e come vedete questa sopra, la parte sopra begin è la parte di installazione, di intestazione. E in questo caso cosa gli ho detto? Il document class, quindi gli ho detto in che foglio lo voglio, a 4 paper, in che formato. Questa dovrebbe essere la direzione del carattere, e il report è il tipo di documento che voglio, perché potrei fare anche libro piuttosto che articolo, se non ero solo almeno 6 o 7 formati. Il titolo, slash title, gli ho dato il titolo, quindi ovunque dovrà comparire il titolo, dovrà comparire a quello, perché ve lo sa. Linux del 2013, introduzione al LaTeX. Questo è un comando, diciamo, che è fatto, perché se io scrivo LaTeX in questa maniera, lui lo riconosce come comando e te lo stampa nel formato che è quello del logo, che poi perdete fra poco. L'autore, quindi, questo, se io quando andrò a generare la copertina, diciamo la prima pagina, mi metterà il nome il mio nome, e potevo anche metterci anche altre informazioni tipo sottotitolo o altro, poi io mi sono fermato a queste. E quindi questa sopra è l'intestazione. Da slash begin document inizia la parte di contenuti. In questo caso ho già messo il titolo del mio documento. E in realtà questa l'ho appena spiegata, direi. Ogni documento LaTeX deve specializzare la sua tipologia, come ho fatto vedere prima, e type può essere uno di questi, a quelli che ho detto prima, qua c'è minimal e proprio, che non so nemmeno che cosa sia, no? Quindi, per esempio, in questo caso mi pare che avevo messo article, no, report l'ho messo. Diciamo che report è molto simile a book, quindi, perché per esempio se io metto article non ho tutte le funzionalità di indici, di copertina e di cose varie. E quindi report e book sono più simili, perché il report è un libro ridotto, diciamo, come cosa, è molto simile. Slides è la presentazione, però non la vedremo in questo talk, e quindi andiamo a vedere. Questo è quello che vi ho appena detto, quindi possiamo anche andare. Book, se volete scrivere il vostro libro della vostra.
possa dire magari riuscirà. E il titolo d'autore veramente ho spiegato per tutte le slide, tre slide fa, quindi è abbastanza, ve le ripeto giusto velocemente. Il titolo d'autore l'abbiamo visto precedentemente, ci mettiamo il nostro titolo, il nostro nome o il gruppo di nomi, e inseriti nel momento in cui vogliamo generare la copertina, usiamo il comando make title, come vedete slash make title, e abbiamo già creato la nostra copertina. Ovviamente se non gli diamo contenuti aggiuntivi è su fondo bianco, c'è cioè scritto titolo, autore, data, massimo, quello che compare. Questo qui è il risultato che andiamo a vedere sulla destra, che ho messo quello che andiamo a vedere. Immaginatevi che questa è una pagina bianca, e ovviamente ho fatto solo il formato, e questo è il formato, e come vedete, avendo scritto slash latex, eccolo come me l'ha scritto, perché era un comando e lui lo interpretava così, era proprio questo. Ha messo la data di quando è stato realizzato l'esempio, autore, e questi qui li ha letti dallo slash file di prima, quindi semplicemente diciamo che questo è giusto warning, che se io non lo specifico diversamente, qualsiasi cosa che vi spiegherò da qui in poi si ritrova all'interno del contenuto, quindi fra questi due tag, perché come avevo detto prima c'è la parte di intestazione e la parte di contenuto. Se non è chiaro, vado troppo veloce, ditemelo, che tanto oddio, veloce devo andare perché abbiamo poco tempo, quindi giusto se non è chiaro. Quindi adesso cominciamo a vedere, quindi noi abbiamo il nostro libro o la nostra relazione, vogliamo dividerlo in tre capitoli, sappiamo che ha già tre capitoli. Allora scriviamo slash start titolo 1, slash text titolo 2, slash, cioè diciamo quindi noi abbiamo tre capitoli, possiamo già prepararci con tre, con la struttura di tre capitoli, vi ho fatto vedere un esempio, perché poi che cosa succede? Che ogni volta che io voglio iniziare il capitolo gli do quell'indicatore slash chapter e, mi da, e con quello gli do il titolo, infatti vedete il capitolo di esempio. Poi dico ok, il primo paragrafo di questo nuovo capitolo è un paragrafo di esempio che posso dividere in sezioni e sottosezioni, forse no, mi pare che qui si ferma poi, e questo qui io da qui da sotto subsection io inizio a scrivere il mio testo, oppure posso scrivere anche il testo nel mezzo e poi dare delle sezioni dopo, nel senso che avete visto alcune volte uno inizia il paragrafo di esempio, bene, questo è il mio bel paragrafo di esempio, adesso vi presenteremo questo, questo e questo, e poi inizia il sottocapitolo, il sottoparagrafo con subsection, e poi posso dividere ancora il sottoparagrafo, e questo qui è quello che ci genera i capitoli, questo qui viene generato da questa sequenza, ci posso mettere del testo nel mezzo, ma il layout sarà al massimo con del testo nel mezzo, perché i libri possono avere anche sottoparagrafi dopo un po'. E poi vogliamo anche dividerlo in parti il nostro documento, perché potrebbe essere che noi abbiamo la parte teorica e la parte pratica, quindi abbiamo slash part da mettere davanti ai capitoli che vogliamo far parte del nostro libro, vogliamo che di quella parte, e quindi abbiamo parte 1 e ci mettiamo tutti i capitoli, parte 2 e ci mettiamo gli altri capitoli, parte 3, e con questo lo facciamo con slash part. Come vedete fino a qui noi avendo imparato 4-5 parole nuove con un piccolo formato strano abbiamo già dato un grande, ci siamo già liberati tutto il problema dei contenuti del documento, e secondo me questa è una gran cosa, cioè il prezzo da pagare per avere questi risultati è poco rispetto alla fatica che abbiamo fatto a impaginare praticamente un documento Word. Poi ovviamente dipende dal punto di vista, però io ho fatto tutti i miei paragrafi del libro, voglio anche avere degli indici, quindi come faccio gli indici? Slash table of contents, eccolo qua, e lui lo fa tutto automaticamente. Quindi io, come vedete qui, lui ti dice ok, ho una parte, quindi ho inserito che c'è la parte, la prima parte inizia la pagina 2, il capitolo di esempio che lui ho fatto vedere prima, gli unici che lui non inserisce negli indici sono le sottosezioni, perché non sono numerati, perché non ha senso, perché quelle sono diciamo dei micro paragrafi giusto titolati all'interno. Non so se ci sia modo per farlo, non me lo sono domandato. Io volevo dire se ci sono domande, eccetera. E per esempio poi ci sono. A questo punto noi iniziamo a scrivere il testo e vogliamo comunque cominciare anche a scriverlo. Come vedete i contenuti si inseriscono direttamente con così. E ho scritto il testo, questo, sotto il testo che ho inserito, che poi questo è tutto un documento che dopo se volete provare a vedere lo scelto il sorgente. Io il testo lo scrivo sotto subsection o sotto alla qualche altra parte, sì, eccolo là, io ho scritto questo testo e lui me l'ha fatto comparire, se lascia il dots è un altro comando per i continui di sospensione, perché lui così si riformatta bene, viene carino.
Poi a questo punto noi il gassetto, l'italico, il corsivo, il sottolineato di Word, eccolo qua, abbiamo slash text tilt che sarebbe la direzione di italico del testo e l'abbiamo messo in grassetto, fatto così giusto per... quindi text tilt indica il corsivo, text bf indica il grassetto e l'underline indica il sottolineato. Sottolineato, no, non lo mettere un po' così confuso però. E queste tre cose abbiamo imparato a fare grassetto, italico e corsivo. Certo, forse magari era più semplice farlo con CTRL-V o CTRL-D oppure col mouse, però alla fine abbiamo imparato con questi tre comandi e abbiamo ottenuto lo stesso risultato. E poi soprattutto, non so se voi capite, mentre scrivete il documento, poi ogni tanto vi incollate un pezzo e dovete creare il grassetto, quindi dopo non c'è scrivere il grassetto, quindi dovete tornare indietro, invece questo. Poi se usate editor tipo Gaia, lui già nel momento in cui apre la parentesi graffa, lui già te la chiude e ti fa stare all'interno, così è anche più comodo da gestire la cosa per me. Ma come quello massimo? No, non è come sì e no, nel senso, tu stai scrivendo un documento e dai, diciamo, delle etichette al testo alcune volte. Io non lo vedo programmare, io ti dico che ti ho detto c'è da scrivere un po' di codice, perché è un piccolo prezzo da pagare per avere dei documenti che si presentano bene. Però tu immagini quando tu lavoravi con Word e ti devi cominciare a preoccupare della gestione dei margini, a fare un indice con Word, quanto ci mettevi? Io non lo so, non l'ho mai fatto, però devi... Qui tu, basta che tu scrivi come etichetta slash chapter, slash section, quello per lui farà parte dell'indice. Nel momento in cui nell'inizio del documento si scrive slash mac table of contents, lui sa che quell'indice sarà generato tutto quello che viene dopo e non ti dovrà preoccupare, perché tu basta che gli dai l'etichetta e non ti devo preoccupare neanche di dargli il formato all'indice. Questa è la cosa. Questo è un esempio di un elenco puntato, quindi vedete, diciamo che tutte quelle che poi racchiudono, possono racchiudere più item, sono sempre puntate tra l'interno di begin ed end. E in questo caso mi ha detto inizia in una sezione di itemize, che sarebbe una lista in elenco puntato, e qui ho messo due esempi. Come vedete nella screenshot ho sempre usato lo stesso esempio, che lo espandevo un po' pian piano. E quindi ho messo due elementi, e come vedete lui che fa un elenco puntato con sempre un minimo sforzo di aver scritto un po' di codice. E ovviamente possiamo cambiare da elenco puntato a elenco numerato o addirittura un elenco per descrizioni, che in questo caso io gli do anche il nome che lui deve evidenziare, che adesso non ricordo se l'ho fatto come esempio, no, non l'ho fatto come esempio, e quindi mi sembra che c'era un nome che era una sorta di titolo dell'item e poi dopo scrivevi il testo per continuare a scrivere il testo su quell'item. Quindi questa è la differenza tra la description e l'itemize, dove adesso potrebbe essere simile. Possiamo fare le formule, come vi dicevo. Adesso fare questo, io quando vedi molti documenti non scritti in LaTeX, vedi che le formule sono copia e incolla di JPEG, eccetera. E in questo caso qui devi impararti la sintassi sua, perché ovviamente scrivere una formula non è una cosa banale. Comunque, anche se tu usi Word, LibreOffice, hanno il loro tutte le formule con la loro sintassi. Quindi comunque su questo, in qualsiasi tu usi, devi imparare questa cosa. Certo, al tuo Word mi pare un help grafico, ma comunque se mi ricordo bene c'è comunque la sua sintassi. E quindi in questo caso io ho fatto una sommatoria che credo sia della media, mi pare l'avevo fatta, e questa è quella del comando. Diciamo, su questa vi faccio solo vedere come si fa, perché se poi uno la vuole fare deve, probabilmente si vede come è formato. E quindi in questo caso slash frac è la frazione 1 su n. Comunque, come vedete, i nomi sono sempre quasi intuitivi, non sempre, però più delle volte se la frazione slash frac ci può stare. 1 è il numeratore denominatore, slash sum underscore sarebbe la sommatoria, l'underscore dice la parte bassa è uguale 1, l'apice che sarebbe poi normalmente l'elemento a potenza, in questo caso invece dice la parte alta che sarebbe la sommatoria da A, e y underscore sarebbe la variabile con l'indice, l'underscore in questo caso invece, visto che non siamo più, perché qui siamo nel comando sum, slash sum, questi sono i parametri di sum, e questo qui invece in qualche modo, non stando più all'interno del comando che disegna la sommatoria, sarà
indica che questo testo va messo pedice, quindi vedete più piccolo. Possiamo anche aggiungere delle immagini, perché sennò molte volte una relazione non è bella se non aggiungiamo delle immagini. E quindi in questo caso però dobbiamo dirglielo esplicitamente prima che vogliamo usare delle immagini, e questo qui dobbiamo metterlo nel preambolo, quindi nella parte di... Tanto questo mi sa che non serve, mi sentite lo stesso, no? Tanto la mia voce è abbastanza alta. Io lo dobbiamo mettere nel preambolo, quindi diciamo utilizzo questo pacchetto, che è il pacchetto della grafica, lui da quel momento in poi sa anche leggere le immagini. E questo l'ho messo prima della begin document. In questo caso ho fatto un esempio. Include graphics, quindi aggiungo un'immagine, gli do la dimensione opzionale se voglio, e questa è l'immagine, che poi in realtà non è questa immagine, questa è un'altra immagine, però vabbè, ha fatto proprio qualcosa sbagliato, credo, forse non ricordo, vabbè. E quindi io alcuni parametri che posso specificare come opzioni, perché vi ricordo che fra parentesi di quadro io metto le opzioni e poi diciamo l'input lo metto fra parentesi grafiche. Sono larghezza, altezza, un fattore di scala e altre cose. Però un'immagine così potrebbe non dire tanto, io voglio anche aggiungere una descrizione. Quindi anche in questo caso semplicemente faccio di nuovo un oggetto, essendo che devo aggiungere più informazioni, in questo caso faccio l'oggetto che inizia con begin ed end, diciamo, quindi faccio un gruppo di istruzioni, gli posso dare la posizione, centralo, eccetera, che ci sta. Include graphics, come l'abbiamo visto prima, tale e quale, e slash caption è il punto del testo, e l'Evalo del flow è diciamo la posizione dove lo vogliamo. Adesso non ricordo quali erano le opzioni disponibili, però si vedono facilmente sulla... Questa è la posizione comunque, come lo vogliamo mostrare rispetto all'immagine. Quindi begin figure, gli ho detto iniziami un pezzo di questo blocco di istruzioni, indica che stiamo parlando di una figura, e gli abbiamo dato le istruzioni. Che caccia il numero, che come vedete automaticamente, io non l'ho scritto, lui l'ha già numerata. E questo che cosa significa se ha già numerato l'immagine? Che potrei fare l'indice delle immagini, perché io posso fare l'indice delle immagini con un bel list of figures, come era make table of contents, e adesso devo fare anche un indice delle immagini. E a questo punto abbiamo scritto un libro, abbiamo fatto un report e c'è una bibliografia da citare. E come facciamo? Abbiamo anche questo. L'ATAT gestisce in maniera completamente automatica la bibliografia. Certo, anche in questo caso dobbiamo indicare, in questo caso dobbiamo dire ok, questo pezzetto di testo fa parte della bibliografia. Quindi in questo caso questo è una parte diciamo a parte, diciamo che viene messa al di fuori del documento in qualche modo, nel senso sì, non rimane il documento, però non è nella sezione document, è a parte, e infatti è begin the bibliography, sarebbe proprio la bibliografia, e in questo caso ho detto aggiungiamo questo bibitem, questo oggetto della bibliografia, e questo lo metteremo diciamo a parte, e ci metteremo tutti gli oggetti con bibitem, sarebbe bibliography, e ci mettiamo tutti quelli che noi vorremmo, sappiamo che saranno citati nel nostro report o sono stati citati. E nel nostro documento, quando noi vogliamo comunque citare un oggetto della bibliografia, usiamo slash cite, cite, vabbè, non mi ricordo come tempo, scusatemi. E quindi io in questo momento, lui, diciamo, il latex effrogerà che questo fa parte della bibliografia e gli darà un formato specifico per dirti ok, questo oggetto fatelo vedere nella bibliografia. Eccolo qua. Qui io ho messo lo spam, perché avete visto io... slash site spam, ho scritto del testo le bibliografie, siamo parlando di bibliografie, nel testo è lo spam, diciamo uno, e questa è la bibliografia che viene generata, visitate il mio sito bla bla, che ovviamente si chiamava spam e quindi ho fatto un po' di spam. E a questo punto chiudiamo il documento, perché se abbiamo magari un report finanziario o di cosa potremmo inserire una tabella, e in questo caso la tabella forse è quella che potrebbe essere un po' più ostica. E fine, sono tipo l'ultimo due slide. Quindi gli diciamo che in questo caso abbiamo un gruppo di istruzioni tabella, quindi il gruppo di istruzioni tabella, quindi c'è l'oggetto il gruppo table, quindi se adesso begin table, gli diamo la caption, il titolo della tabella, in questo caso tabella con valori casuali, e gli stiamo dicendo, io da qui non la vedo, scusate, ma
il formato della tabella, mi pare, quante colonne sono, se non mi ricordo, non lo ricordo, comunque, sì, dovrebbe essere il numero di colonne, aspettate, devo vedere la... Ok, il tabular non me lo ricordo, scusate, l'ho fatto un mese fa. E quindi, o comunque, a parte questo che mi sarà fatto forse un po' più colla, abbiamo ogni riga è definita da H-line e praticamente l'ampersand, questo operatore qui, mi separa le colonne, quindi gli dico nome, valore casuale, in questo caso il titolo, mi ha separato le colonne. Ho finito. Ok, vabbè, questa è la tabella, mi piace, Filo se stanno a cazzare, quindi se dobbiamo spiegare, il risultato è questo. E possiamo fare la lista delle tabelle con list of tables e tante altre cose. Qui ci fermiamo perché il tempo è finito e quindi scusatemi se mi sono dato un po' di fretta all'ultima parte, ma comunque ero quasi finita. E basta. Se avete domande, avete 3 secondi. Ah, ok, l'ultima cosa. Se state da Windows, da Linux, potete compilarvi con il comando LaTeX come file.tech. Se volete generare direttamente il PDF LaTeX. Se state usando Cairo, per me è più uno perché può generare tantissimi formati non riguardo il PDF, eccetera. E se volete approfondire questo argomento, andate a visitare questa guida, la The Not Short Guide, che è una delle migliori, quella su cui ho imparato a usare, ed è fatta benissimo. Finita? No, sì, vabbè, questo è stato visto. Va bene, spero che vi sia piaciuto.